Quindi mi Buongiorno a tutti, mi presento, sono Maria Giovanna Sparacino, sono un direttore amministrativo comandata qui al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università appunto del Diritto allo Studio, ed porgo il benvenuto a tutti coloro che stanno partecipando, che hanno quindi aderito a questo seminario organizzato appunto dall'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana nell'ambito delle attività di comunicazione del POFSE Sicilia 2014-2020 in collaborazione con il Formez PA per premiare appunto gli istituti vincitori del concorso nazionale Progetti Digitali IFP 2019-20. Il concorso era appunto rivolto agli studenti e alle studentesse frequentanti i percorsi IFP e nasce a seguito di un protocollo di intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Computo Automatizzato, l'AICA appunto, e le Regioni, per rafforzare il rapporto tra mondo della formazione e del lavoro. Finalità del concorso era quella di favorire il potenziamento delle competenze digitali, far emergere le vocazioni e i talenti, sviluppare le capacità critiche e creative dei giovani attraverso appunto un uso consapevole delle nuove tecnologie. Io naturalmente ringrazio, all'incontro si è voluto dare anche una valenza orientativa, ecco perché sono presenti e per questo ringrazio le scuole che stanno partecipando. Sono presenti gli studenti delle classi terze delle scuole medie, quindi coloro che quest'anno conseguiranno la licenza media e che quindi poi dovranno proseguire il loro percorso di studi nella scuola secondaria in un percorso di secondo grado. E quindi ringrazio appunto i ragazzi che sono presenti, ringrazio i docenti che hanno sensibilizzato e i dirigenti che hanno sensibilizzato appunto i loro studenti alla partecipazione all'incontro, ringrazio anche naturalmente le famiglie. Sono presenti anche gli studenti e le studentesse dei percorsi IFP per premiare, per appunto, e per venire a conoscenza di quelli che sono stati i progetti vincitori appunto del concorso nazionale. Ma protagonista in questi corsi, in questo incontro, la faranno appunto principalmente loro, gli studenti. Dicevamo studenti iscritti in percorsi IFP che hanno partecipato a questo concorso nazionale e che sono stati appunto premiati. E mi interessa, partiamo quindi con una prima fase che sarà quella dei saluti istituzionali e naturalmente passo la parola immediatamente all'assessore Lagalla, assessore all'istruzione. No, non viene, non è collegato, l'assessore sta arrivando. Perfetto, l'assessore sta arrivando, quindi attendiamo un attimo che arrivi all'assessore. Dicevo appunto che all'incontro si era voluto dare una valenza orientativa e per questo appunto che sono stati coinvolti gli studenti e le studentesse frequentanti la terza media, appunto le classi terze della scuola secondaria di primo grado per far conoscere loro quelle che sono appunto le opportunità formative offerte da percorsi di istruzione e formazione professionale, gli IFP. Tali percorsi sono appunto alternativi al momento del conseguimento della qualifica ai percorsi di istruzione liceale o tecnica e consentono di assolvere all'obbligo di istruzione e formazione che in Italia è fissato ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica professionale. Obiettivo di tali percorsi è offrire una formazione professionalizzante che al termine di un percorso triennale consenta il conseguimento di una qualifica professionale o di un diploma di tecnico al termine appunto del quarto anno, entrambi titoli immediatamente appunto spendibili nel mondo del lavoro. Dicevo, a una prima fase quindi di saluti istituzionali, daremo per prima la parola all'assessore Roberto Lagalla, assessore appunto dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana. Seguirà poi l'intervento di Bernardo Moschella, che è stato delegato dal dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, il dottore Stefano Suraniti, a presenziare l'incontro. Dicevamo appunto che il progetto nasce da una collaborazione tra Ministero del
lavoro, tra Ministero dell'Istruzione, tra AICA e tra Regioni. Tra gli istituti vincitori abbiamo anche una scuola statale, l'Istituto di Istruzione Superiore Carducci di Comiso. È appunto uno dei due istituti che insieme all'ente Donorione è stato appunto risulta essere vincitore. Ci sarà a seguire, poi interverrà appunto il professore Nello Scarabottolo, professore ordinario dell'Università di Milano e vicepresidente vicario AICA, e lui ci racconterà poi anche il senso naturalmente di questa iniziativa. E a seguire la dottoressa Patrizia Valenti, autorità di gestione del PU FSI Sicilia, porgerà i suoi saluti. Ma ecco che è arrivato l'assessore onorevole Roberto Lagalla, a cui passo immediatamente la parola. Assessore, intanto buongiorno. Avevo appunto detto, che i protagonisti di questo seminario oggi saranno gli studenti e le studentesse che frequentano i percorsi FP, ragazzi appunto che dopo il conseguimento della qualifica hanno scelto l'offerta formativa della Grazie a Regione tutti Siciliana, iscrivendosi e appunto un caro all'università. saluto. Sono oggi collegati dovendo ancora una volta cedere il passo ad una pandemia che sta particolarmente limitando le relazioni dirette e interpersonali anche all'interno del mondo della scuola e della formazione professionale. Mondi che fanno proprio della presenza e quindi del rapporto dialogico un po' il DNA del processo formativo. Eppure abbiamo dovuto in questo anno imparare a valorizzare oltremodo l'utilizzazione dello strumento digitale, dello strumento informatico, realizzando una didattica a distanza che non può essere, come tante volte abbiamo detto, sostitutiva della didattica in presenza, ma che ha comunque costituito un'offerta alternativa importante, rilevante per mantenere vivo quel filo di collegamento che è in grado di trasmettere conoscenza e competenze. È ovvio che non è rimasta senza ricadute questo largo ricorso alla didattica a distanza, perché gli indicatori di criticità del sistema regionale dell'istruzione ci consegnano il dato di una dispersione scolastica che si incrementa, che aumenta. E aumenta in relazione ad almeno due fattori, ovviamente. Da un lato la motivazione degli studenti, che intuitivamente è variabile da persona a persona, c'è chi ha bisogno più direttamente e continuativamente di un richiamo alle responsabilità della formazione, e dall'altro ha impattato la disuniformità nella disponibilità di strumenti informatici e di dotazioni digitali individuali, nonostante sia lo Stato quanto la Regione Siciliana abbiano erogato e stiano continuando a erogare contributi a supporto del potenziamento e della facilitazione dell'impiego di queste strumentazioni. Eppure, diciamo, i dati ci rassegnano una situazione che merita oggi di essere ripresa in considerazione
e che nell'auspicabile direzione della cessazione della pandemia in corso possano in qualche modo, ma chi attiva questo? Possano in qualche modo, diciamo, recuperare attraverso progetti e piani che l'assessorato sta provvedendo a predisporre per il superamento del disagio educativo e per il recupero della dispersione scolastica. Detto questo, che fa riferimento alla vicenda storica, perché di vicenda storica più unica che rara si tratta, alla vicenda storica che stiamo e state vivendo, desidero ancor più direttamente rivolgermi agli operatori della formazione professionale e agli studenti che, partecipando al concorso nazionale sui progetti digitali FP, sono risultati vincitori di questo concorso nazionale, confermando un trend importante della regione siciliana, e cioè quella di avere investito in questi ultimi anni risorse particolarmente importanti e significative nel settore della istruzione e formazione professionale, cioè della formazione professionale in obbligo scolastico, raggiungendo una popolazione scolastica dedicata che guarda alle 15.000 unità e che vede la collaborazione tanto del sistema privato e accreditato della formazione professionale quanto degli istituti tecnico-professionali in regime di sussidiarietà. Siamo oggi la quarta regione italiana per numero di allievi FP. Abbiamo cercato di dare continuità a questo sistema, sia pure quest'anno, diciamo, un deprecabile ritardo si sia segnato sulla partenza dei terzi e quarti anni, e di ciò evidentemente mi scuso, ma è chiaro che si tratta di un segmento educativo sul quale abbiamo puntato e dal quale ci attendiamo, anche con riferimento all'apprendistato che è stato anch'esso coltivato all'interno degli FP, dicevo, ci attendiamo risultati importanti sia in termini di conseguimento delle qualifiche sia in termini di proiezione occupazionale possibile. Ma ci aspettiamo anche un cambiamento al tempo stesso, verso il conseguimento di qualifiche più coerenti con i processi complessivi di sviluppo dei territori, ma soprattutto coerente oggi con le previsioni dei piani europei, del Recovery Plan, che guarda e che addirittura indirizza, per quanto riguarda gli FP, alla valorizzazione di iniziative che sono relate alla transizione digitale e alla transizione verde. Le condizioni di rispetto per l'ambiente, il linguaggio digitale, così come, aggiungo io, la capacità di esprimersi in lingua diversa da quella nativa, costituiscono degli asset trasversali della formazione che devono essere omogenei rispetto a tutti gli indirizzi. E oggi il risultato ottenuto dai docenti, ma vorrei dire soprattutto dai ragazzi che vi hanno contribuito e con i quali sinceramente mi complimento, guardano proprio al tema della ottimizzazione dei processi di utilizzo dei sistemi digitali. Ed ecco perché costituiscono
un modello di riferimento e una best practice, certamente a livello regionale, ma vorrei dire ancora di più assume valore questa perché è proiettata su uno scenario nazionale che ha riconosciuto la qualità e il merito di questi soggetti, ai quali rinnovo veramente il mio compiacimento, ma vorrei dire soprattutto l'invito a proseguire, a estendere e a moltiplicare questo tipo di vocazione educativa che guarda alla utilizzazione piena, trasversale e virtuosa del digitale. Aggiungo virtuosa perché il digitale, come ogni tecnologia, è neutra e quindi si piega all'utilizzazione che di esso sistema digitale evidentemente si fa. Dati e soprattutto resoconti di cronaca di queste ultime settimane ci dicono che talvolta e soprattutto nella solitudine da Covid il digitale può diventare un compagno micidiale nel momento in cui si acceda acriticamente a percorsi e quindi ad applicazioni che pongono di fronte a condizioni non segnalate né vigilate di rischio e di pericolo individuale. Faccio riferimento ai tardivi interventi sul blocco del TikTok al di sotto dei 13 anni, ma faccio riferimento anche e soprattutto alle giovanissime vite che abbiamo dovuto piangere anche a Palermo in relazione all'uso distorto dello strumento digitale. Ecco perché ancora una volta ritorna forte il richiamo al ruolo della scuola, del sistema di formazione, alla corretta educazione verso il migliore e più virtuoso utilizzo della tecnologia digitale. Questi esempi che voi avete portato sulla ribalta nazionale evidentemente contribuiscono utilmente ad affermare questa finalità e questa esigenza. Un'utilizzazione del digitale che guardi al completamento delle competenze, alla diffusione della conoscenza, alla migliore utilizzazione in condizioni di lavoro, alla ramificazione della comunicazione finalizzata naturalmente alla trasmissione di messaggi utili ed opportuni e alla semplificazione delle procedure stesse di lavoro. Io sono dunque molto lieto che attraverso il programma FSE, il Fondo Sociale Europeo, che è gestito come autorità di gestione da questo assessorato, si sia potuto raggiungere un obiettivo come quello che oggi segnaliamo come positivo e virtuoso per la Regione Siciliana. Consci e consapevoli come siamo che non abbiamo raggiunto l'ottimo, ma siamo incamminati sulla strada del bene, che può servire e anzi certamente serve quale spinta direzionale, quale monito virtuoso
per la prosecuzione di iniziative di questo genere. Avere voluto oggi, diciamo, rendere pubblica attraverso il web la premiazione dei due progetti è per noi elemento assolutamente importante, non solo per dare il giusto risalto al merito, ma anche per stimolare una positiva e feconda emulazione in tanti altri soggetti che, afferendo a questo mondo, devono trovare nei migliori risultati di alcuni uno stimolo importante a fare sempre meglio e a finalizzare le attività della formazione non tanto e non solo alla costruzione del percorso e al conseguimento del titolo, quanto alla partecipazione attiva dei processi di sviluppo economico, sociale ed occupazionale del nostro territorio regionale. Quindi buon lavoro per la giornata di oggi e ancora sinceri, affettuosi complimenti e un sincero apprezzamento agli enti di formazione che hanno voluto cimentarsi con i loro allievi in questo percorso e agli allievi sono stati protagonisti importanti e meritevoli. Grazie e buon lavoro a tutti. Si inizia. Dottoressa Sparacino, non la sentiamo, deve attivare il microfono. Mi sentite adesso? Un attimo, perché dobbiamo. Devi staccare il microfono. Devi staccare il microfono. Ok, perfetto. Dicevo, passiamo la parola, ringraziavo appunto, stavo ringraziando l'assessore Roberto Lagalla ed passo la parola al dottore Bernardo Moschella, delegato dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, il dottore Stefano Solaniti, ad porgere appunto un saluto ai ragazzi che oggi partecipano all'incontro. Il dottore Moschella mi sente? Sì, la sento bene. Mi Dottore sentite? Moschella? Mi sentite? Io non riesco a Sì, sentire. lo sentiamo, lo sentiamo. Benissimo, prego. Dottore Moschella, Non dicevo, so se il mi sentite. progetto, il concorso nazionale, appunto, nasce anche da una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Abbiamo naturalmente tra gli istituti premiati anche un istituto di istruzione superiore, il Giuseppe Guarducci Comiso di Ragusa, ed all'interno del quale sono appunto incardinati anche i percorsi IFP, no? Gli istituti professionali sono istituti accreditati di diritto, naturalmente, è previsto dalla normativa nazionale per lo svolgimento di percorsi IFP attraverso una curvatura di quello che è il curriculum appunto ordinario di scuola, ricorrendo a quelle che sono le quote dell'autonomia scolastica, per consentire ai ragazzi di far conseguire al termine, appunto alla fine del percorso triennale, una qualifica e poi alla fine del quarto anno appunto un diploma di tecnico se vogliono. Prego quindi, dottore Moschella, le lascio la parola. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito, grazie all'assessore Lagalla, grazie ad AICA. Io oggi porto i saluti del direttore dell'USR, Stefano Suraniti, che non ha potuto partecipare in quanto già aveva preso un impegno presso una scuola. Per quanto riguarda i progetti dell'AICA, in aggiunta a questa iniziativa in ambito di formazione professionale, anche nelle scuole statali, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nell'ambito di un protocollo d'intesa stipulato con AICA nel 2015, propone ogni anno le scuole di primo e di secondo grado
della Sicilia, un concorso denominato anche questo Progetti Digitali. Questi concorsi di progetti digitali sono incentrati su aree di competenza e settore nell'ambito dei quali gli studenti sono stimolati a sviluppare una loro idea creativa, un loro pensiero attraverso l'utilizzo delle tecnologie, realizzando in genere un prodotto finale consistente appunto generalmente in un'applicazione multimediale o in un videoclip che rappresenta e racconta il lavoro svolto. Per favorire il lavoro di gruppo e la collaborazione, i partecipanti ai concorsi vengono sempre individuati non in singoli studenti, ma in intere classi con studenti e docenti che lavorano insieme, ciascuno rivestendo ruoli diversi e collaborando alla realizzazione del progetto. Quindi non solo un incentivo a sviluppare conoscenze e competenze attraverso l'uso delle tecnologie, ma anche uno stimolo a lavorare, progettare in gruppo e al lavoro di squadra. Per avere un'idea delle tematiche, quelle proposte nell'ultima edizione del concorso sono state logica e pensiero computazionale, internazionalizzazione del curriculum, alternanza scuola-lavoro, coding e pensiero computazionale. Brevemente, prima di salutarvi, se posso prendere qualche altro minuto, volevo condividere con tutti voi qualche riflessione sul ruolo delle tecnologie a scuola, ma direi più in generale nella società e nel più ampio processo continuo di apprendimento degli individui. Qualche anno fa le tecnologie, fino a qualche decennio fa, le tecnologie in ambito scolastico e nella didattica erano viste fondamentalmente come funzionali a stimolare e facilitare gli apprendimenti, favorendo un approccio interdisciplinare, lo studio trasversale tra le diverse discipline e l'utilizzo della rete per l'accesso a un vasto repertorio di contenuti, lo sviluppo del pensiero procedurale, uno per tutti, vedasi l'importanza del coding, soprattutto nelle scuole primarie, dove i bambini sono nel pieno dello sviluppo delle loro capacità di analisi e di prime forme di problem solving, quindi di risoluzione dei problemi. Ancora oggi, ovviamente, vale tutto questo, cioè la tecnologia ha servizio per facilitare la didattica e i processi di apprendimento e ne abbiamo avuto conferma con i risultati ottenuti. Ma in aggiunta all'importante funzione di leva, e qui mi ricollego anche all'iniziativa che AICA, insieme all'assessorato, ha fatto nell'ambito della formazione professionale, che possano avere le tecnologie appunto nella didattica e nei processi di apprendimento. In questi ultimi anni, in aggiunta, la conoscenza delle tecnologie, dell'informazione e delle comunicazioni sono diventate un valore aggiunto. Anzi, direi un lavoro indispensabile per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Oggi, infatti, non c'è settore del mondo del lavoro, dell'economia, della società, della cultura, della vita di tutti i giorni dove si possa prescindere dalla conoscenza e dall'utilizzo delle tecnologie. In tutti i settori, nessuno escluso, anche quelli che qualche anno fa potevano sembrare meno impattati, coinvolti. Non so, faccio un esempio come gli ambiti letterari o quelli giurisprudenziali piuttosto che umanistici, per poi non parlare ovviamente dei settori tecnico-professionali di cui stiamo parlando oggi, a cui accedono i ragazzi che escono dal circuito della formazione professionale. In tutti i settori del mondo del lavoro e più in generale della società, oggi non si può prescindere dalle tecnologie, dalla loro conoscenza, dall'abilità nell'utilizzarle e utilizzarle, qui mi ricollego anche, mi riallaccio all'intervento dell'assessore Lagalla, e utilizzarle in modo sicuro e consapevole. Ecco quindi che l'ICT, Information Communication Technology, parliamo quindi delle competenze digitali, oggi costituiscono non solo una via, un veicolo per apprendere, per imparare, ma costituiscono una dotazione minima, direi indispensabile, che devono avere gli studenti nel loro bagaglio quando lasciano
le scuole o i percorsi di formazione professionale. Direi un corredo di competenze chiave e abilità necessarie per la loro realizzazione personale dell'individuo, per il loro ingresso nel mondo del lavoro e per poter diventare cittadini attivi e consapevoli. Quindi lo scenario oggi vede le tecnologie alla base non solo della scuola, degli apprendimenti, ma del mondo del lavoro e della società tutta. Per questo motivo la scuola svolge e deve svolgere sempre di più un ruolo fondamentale e trainante per la formazione, per far conoscere ai ragazzi le tecnologie, perché possano, ripeto, imparare a utilizzarlo in modo consapevole e sicuro. È vero che i nostri ragazzi oggi sono definiti nativi digitali, ma attenzione che con questo non intendiamo la conoscenza approfondita delle tecnologie, ma solamente una familiarità che hanno i giovani ad approcciare le tecnologie, l'attitudine a utilizzarne le interfacce, ma non per questo ne hanno immediatamente la giusta conoscenza. Nascono, sono nati immersi e circondati dalla tecnologia, per i device, i social media a cui hanno una facilità immediata di accesso e a portata di mano, a volte forse anche troppo, ne hanno familiarità, non ne possono fare a meno, ecco che per questo motivo devono essere formati, istruiti ad un utilizzo consapevole, sicuro, e quando questo non avviene, vediamo pure dalla cronaca che purtroppo che cosa succede. Quindi volevo dire, occorre quindi potenziare e indirizzare l'attitudine naturale che hanno i nativi digitali oggi, i giovani, nei confronti delle nuove tecnologie, e prepararli adeguatamente affinché sappiano cogliere al meglio le opportunità professionali. Questo deve fare la scuola e tutti i sistemi educativi di formazione dei giovani. Se mi è consentito un esempio, una testimonianza di come la tecnologia impregna la nostra società, ce la dà anche la stessa situazione pandemica, di pandemia che stiamo vivendo in questi giorni e che ha introdotto lo smart working. È ormai convincimento diffuso che anche quando torneremo in una situazione di normalità, speriamo il prima possibile, lo smart working resterà una modalità di lavoro consolidata da cui non torneremo più indietro, ne potrà solo cambiare il grado di diffusione e applicazione, ma sicuramente lo smart working resterà un mix insieme alla modalità di lavoro ordinaria in presenza. Oggi abbiamo visto che molti hanno fatto e fanno fatica all'utilizzo delle tecnologie da casa, ma pensate come domani lo smart working potrà essere un qualcosa di naturale, immediato per un ragazzo che oggi già nella tenera età della scuola primaria sta imparando, ha imparato a studiare in DAD, ha imparato a studiare con la didattica a distanza. E attenzione che in molti casi lo smart working non significa solamente saper utilizzare una videoconferenza o una posta elettronica, ma significa anche ripensare i processi di lavoro e soprattutto quelli che prevedono una cooperazione tra diversi gruppi di lavoro, tra diversi individui. Poi, volendo fare un discorso di portata ben più ampia, ricordo a tutti che l'agenda europea ci dice che le competenze digitali oggi sono indispensabili non solo per lo sviluppo dei giovani, ma in una visione più ampia anche per lo sviluppo dell'intera società, dell'economia, della vita sociale. In questo scenario ampio, i giovani, oltre alla necessità di formarsi e prepararsi per il loro futuro, possono svolgere anche un ruolo attivo verso la società più adulta, in primis, la famiglia in cui vivono, attivando processi, come si suole dire, di contaminazione digitale. Capisco che oggi è un po' infelice parlare di contagi, ma in questo caso è un contagio positivo. E qui potremmo ritornare a quanto dicevo prima, all'importanza della scuola nel formare i giovani a un uso sicuro e consapevole delle tecnologie, in quanto spesso gli stessi genitori non ne hanno le conoscenze
adeguate. Prima di chiudere il mio intervento e non rubare altro tempo al lavoro di oggi, volevo dire che questo scenario che vi sto descrivendo, di cui sto parlando, cioè delle tecnologie, dell'importanza delle conoscenze delle tecnologie non solo nell'istruzione, nella formazione, ma in tutta la società di oggi è ben rappresentato nelle raccomandazioni, nella raccomandazione al Consiglio d'Europa del 22 maggio del 2018 relativamente alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. In questa raccomandazione, importantissima in termini di declinazione delle competenze, si dice tra le altre cose, leggo testualmente, le competenze richieste oggi sono cambiate. Più posti di lavoro sono automatizzati, le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e le competenze imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti. Questo lo dice il Consiglio d'Europa, la raccomandazione del Consiglio ci dice quindi che l'istruzione e la formazione, l'apprendimento devono essere dati alle competenze, definendo tra queste le competenze chiave come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti. In particolare la raccomandazione tra le principali abilità, tra le principali appunto, abilità di base pone l'accento sulle conoscenze delle lingue e appunto sul miglioramento delle competenze digitali imprenditoriali, sempre citando la raccomandazione, si dice innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell'istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione. Sono quindi definite le competenze chiavi nella raccomandazione, tra queste competenza chiave ovviamente la competenza digitale, in cui vengono declinate conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza. Io ho concluso, volevo solo ricordare in chiusura l'importante investimento che ha fatto in questi anni nel settore delle tecnologie il Ministero dell'Istruzione, inserendo questi in una ampia cornice chiamata Piano Nazionale Scuola Digitale, in cui vengono definite azioni e interventi per un approccio più strutturato. Storia di questi giorni, in questo contesto pandemico, e per le necessità della DAD, o della didattica digitale integrata, sono state una serie di provvedimenti di sostegno, all'utilizzo del digitale nella scuola, che, ovviamente tutti auspichiamo, che possano restare come un patrimonio anche a fine dell'emergenza, a sostegno dell'ampio processo di digitalizzazione delle scuole. Ovviamente a queste si sono affiancate anche le importanti iniziative citate dall'assessore e risorse distribuite dall'assessorato della regione, all'istruzione della regione siciliana. Quindi in questo contesto benissimo, in maniera eccellente, si collocano le iniziative che sia l'assessorato che l'ufficio scolastico ha portato avanti i progetti, i concorsi per gli studenti, in un'ottica di utilizzo e di apprendimento dell'uso delle tecnologie, oggi per migliorare gli apprendimenti, domani come strumenti di lavoro. Volevo in ultimo solo salutare e ringraziare gli studenti che in questi anni abbiamo ottimamente collaborato. Ok, perfetto, grazie intanto al dottore Moschella. Anch'io mi unisco ai saluti al dottore Garro, naturalmente al referente AICA che tanto si è speso per l'organizzazione di questo evento. C'è un cambio
cambio di programma nella scaletta, il professore Pira ha necessità poi di allontanarsi, quindi chiedo al professore Scarabottolo di poi posticipare appunto i saluti e intanto consentire al professore Francesco Pira di intervenire. Il professore Pira è un sociologo della comunicazione e docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina e delegato alla comunicazione dell'Ateneo Peloritano dal rettore. I primi di marzo uscirà il suo ultimo libro, Figli delle App. Il professore scrive sul suo curriculum che ha intrapreso una battaglia personale contro il cyberbullismo e le fake news. Professore Pira, la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 appunto di maggio 2018 ha inserito a pieno titolo le digital skills tra le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, quindi una dimestichezza piena nell'uso delle tecnologie è diventato uno dei prerequisiti per l'esercizio di una cittadinanza attiva e di inclusione sociale. Ma lei immediatamente nel suo intervento ne ha voluto anche evidenziare quali sono i rischi, cioè il sapersi districare tra una molteplicità appunto di informazioni, di stimoli offerti dalla rete impone un approccio responsabile e consapevole che sappia cogliere le opportunità ma anche appunto riconoscere i limiti e i rischi. Prego, professore Pira. Sì, ringrazio tanto e mi scuso con il professore Garro per aver rubato il suo posto. Purtroppo alle 11 ho un altro webinar e dobbiamo fare il collegamento qualche minuto prima, quindi mi scuso davvero tanto, non è mio costume passare davanti, non è proprio nel mio stile. Quindi ringrazio gli organizzatori per questa opportunità che mi date e vi porto anche il saluto del magnifico rettore dell'Università di Messina, il professore Cuzzo Crea. Noi siamo molto sensibili come università a questi temi. Personalmente, al di là di scriverlo sul mio curriculum, ho veramente condotto una battaglia contro le fake news e anche tutte le devianze che ci sono in rete. Tra l'altro, durante proprio il lockdown, ho costruito una survey per cercare di comprendere come i ragazzi delle medie e delle superiori stavano vivendo quello che è stato poi il soluzionismo di utilizzare questa tecnologia della sopravvivenza, come l'hanno definito eminenti sociologi, che ci ha permesso, ci permette anche questa mattina di poterci collegare e di poter lavorare insieme. Una tecnologia della sopravvivenza che, se vissuta con serenità e senza cogliere gli aspetti peggiori e più deteriori, sicuramente è qualcosa di utile e di utilissimo, così come è stato già detto da chi mi ha preceduto. Ed è chiaro che tutti noi siamo impegnati per lavorare come educatori per un uso consapevole delle tecnologie. I casi di cronaca di questi giorni, noi siamo proprio a cavallo tra due celebrazioni, la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo e la giornata sulla sicurezza informatica. I casi di cronaca che continuano ad arrivare sui nostri smartphone, dove bambini o ragazzi si ritrovano ad avere problemi grossissimi e soprattutto ci ritroviamo ad avere anche segnalazioni atroci che arrivano da parte, per esempio, dei medici dell'ospedale del Bambin Gesù di Roma, che hanno segnalato come i casi di autolesionismo sono aumentati del 30% da gennaio ad ora, per ragazzi da 12 a 19 anni. L'ultima ricerca, l'ultima indagine ci dice che il 61% di giovani dichiara di essere vittima di bullismo o di cyberbullismo. I dati precedenti, cioè quelli di 2 anni fa, ci davano una percentuale esattamente della metà, circa il 30%. Quindi al di là
del dato statistico, la percezione è molto chiara. Qualche giorno fa, insieme a un dirigente della Polizia Postale, abbiamo tenuto un webinar su questi temi e è venuto fuori che tutti i crimini legati alle nuove tecnologie sono aumentati a dismisura. Il dato è della Polizia Postale, che è un termometro molto preciso. Se a questo noi aggiungiamo il tema della riservatezza, del fatto che moltissime vittime decidono di non denunciare quello che è accaduto, allora tutto questo ci fa capire che la guardia deve essere alzata. I dati precedenti e recenti ci dicono che i maggiori casi di bullismo, di cyberbullismo, purtroppo avvengono in ambito scolastico. E quindi è chiaro che le scuole si sono attrezzate, ma c'è bisogno di una necessità e di una necessaria collaborazione con le famiglie. In questa ricerca che io ho fatto e che pubblicherò appunto nel libro che lei prima ha citato, viene fuori un dato che è abbastanza inquietante e che penso molti giovani presenti sicuramente non confermeranno, ma purtroppo nell'anonimato di un questionario lo dichiarano, cioè il 67% di questi giovani che io ho sentito, erano 1858 tra la prima media e l'ultimo anno delle superiori, dichiarano di avere un profilo falso, 67%. Questo ci fa capire che c'è una certa fragilità e c'è anche il bisogno di esprimere le cose peggiori attraverso l'anonimato. Sono letture che io da sociologo della comunicazione provo a fare costantemente e cerco di comprendere i motivi anziché fare l'esercizio che in questi giorni è anche molto tipico di accusare un social network piuttosto che un altro. Il problema non sono le challenge di TikTok o TikTok, la prima cosa che dobbiamo chiederci, il garante se l'è chiesto purtroppo dopo che è morta una bambina di 10 anni, come mai ragazzini che hanno meno di 14 anni sono costantemente su TikTok quando non è possibile che questo avvenga. E purtroppo anche questa limitazione ulteriore del controllo sulla dichiarazione dell'età non salva la situazione, perché io posso tranquillamente dichiarare un'età che non è la mia, non dire la verità sui dati che fornisco. Adesso TikTok parla di un processo attraverso l'intelligenza artificiale, vedremo cosa verrà fuori. Il garante ha aperto anche l'indagine sugli altri social network. Dalla mia ricerca viene fuori che attualmente i ragazzi, soprattutto gli under 14, usano tantissimo TikTok, Instagram e WhatsApp, e sono questi gli strumenti che possono diventare anche strumenti di azioni non gradevoli. Accanto a questi social network molto conosciuti c'è sicuramente anche Telonym, che ha preso il posto di ask.fm, sono dei nomi di portali completamente sconosciuti per esempio ai genitori e agli stessi insegnanti, dove ci sono delle chat che vengono utilizzate per fare azioni di cyberbullismo, molto note ai giovani. E poi c'è tutta l'altra questione sollevata dagli ingegneri informatici americani. Noi sappiamo perfettamente che molti dei ragazzi frequentano il dark web, dove avvengono i peggiori crimini del pianeta, e gli ingegneri informatici americani ci dicono che questa situazione è incontrollabile, perché il dark web ha un'espansione che è molto molto più grande del web che noi conosciamo, dove già avvengono episodi che sono in qualche modo deprecabili. Accanto a questo tema c'è un altro tema di cui voi mi avete chiesto di parlare e che è frutto delle mie ricerche degli ultimi anni, a cui ho dedicato anche delle pubblicazioni, che è appunto il tema delle fake news, con un dato abbastanza allarmante: l'82% degli italiani di tutte le età che non sanno distinguere una notizia vera da una notizia falsa. Ebbene, questo riguarda anche le giovani generazioni, perché noi siamo abituati in un sistema di
condivisione costante di contenuti, a non controllare, a non verificare le notizie e quindi molto spesso a diventare noi stessi diffusori di false informazioni senza nemmeno rendercene conto fino in fondo. Basti parlare di alcuni temi che sono abbastanza noti, come per esempio i vaccini, anche prima del Covid, e tutte le stesse informazioni sul Covid, come diceva giustamente l'assessore prima, noi siamo passati da una fase di infodemia ad una fase di psicodemia, e quindi da una ricerca ossessiva di notizie sulla rete che non sempre erano controllate e controllabili, alla paura del virus che ci ha portato anche a diventare noi stessi diffusori di notizie false. E anche su questo tema, così come per quello del cyberbullismo, del bullismo, le leggi non sono sufficienti a fermare fenomeni che sono sovranazionali e che sono globali, è molto difficile. Quindi anche questo percorso che voi avete fatto, un percorso di premialità, e sono molto felice che una delle scuole che ha vinto è diretto da una preside che conosco molto bene, la professoressa Lauretta, e so la qualità del suo lavoro eccezionale, quindi sono convinto che i ragazzi hanno svolto allo stesso modo un lavoro straordinario, così come immagino anche l'altra scuola che avete premiato, e credo che anche questo tema dell'impegnare i ragazzi in attività di laboratorio, renderli consapevoli che il web è la più grande opportunità che noi abbiamo, come mi disse un grande sociologo e pedagogista Edgar Morin, felice che i suoi libri oggi potessero essere letti da un intellettuale africano che non poteva permettersi di pagare $100 per ricevere, a combattere devianze che possono essere pericolose, e lo possiamo fare soltanto con un'alleanza educativa forte tra scuola e famiglia, lo possiamo fare parlando insieme a questi ragazzi, discutendo con loro, cercando di capire quali sono i loro codici, i loro linguaggi, le loro fragilità. Una giornalista di Huffington Post ha fatto un'operazione proprio dopo tutti i problemi che sono nati con TikTok, ha fatto un'operazione molto interessante. Ha deciso di trascorrere una settimana iscrivendosi su TikTok per capire i meccanismi e per capire il perché del successo di un'applicazione che in pochissimi anni ha più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo. Ebbene, quando ha chiuso il collegamento, è uscita fuori da questa bolla di aria, ha capito perfettamente quali erano le possibilità e le potenzialità di un social network. Se tanti genitori entrassero su TikTok, riuscirebbero a capire quali sono le necessità, i nuovi codici, i nuovi linguaggi di questi ragazzi. Vi lascio con un'immagine molto particolare, penso di aver contenuto al massimo il mio intervento, ma ci tenevo a dire alcune cose. Noi eravamo abituati a vedere le immagini in televisione della protesta dei giovani di Tiananmen, che poi venivano in qualche modo falcidiati dal governo che impediva anche la loro protesta. Bene, l'immagine che ci è arrivata nelle ultime ore durante il golpe in Birmania, non dimentichiamoci che i golpisti, la prima cosa che hanno fatto per fermare l'opposizione è stata chiudere Facebook e chiudere WhatsApp, quindi capite che diventa il massimo, no? Dicevo proprio ieri in un mio intervento che prima si bombardavano le centrali del latte, gli acquedotti, le televisioni nazionali, adesso basta chiudere Facebook e WhatsApp per depotenziare le opposizioni. Ebbene, vi lascio con questa immagine che ai ragazzi può essere molto cara, non sento più nulla, può essere molto cara, di una influencer birmana, una ballerina di aerobica, che riusciva a tenere le sue lezioni, stava registrando le sue lezioni che poi mandava in rete, e dietro di lei passavano i camion e tutti i mezzi militari dei golpisti che stavano andando ad occupare il palazzo del governo. Quindi mentre lei stava fornendo incredibile, dietro passavano questi mezzi militari.
Io vi ringrazio per questa possibilità e opportunità che mi avete dato, rimango a vostra disposizione e sono certo che questa iniziativa avrà il successo che merita perché è stata concepita con la giusta attenzione verso i ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati e hanno bisogno tutti i giorni di capire come noi adulti possiamo rivolgerci a loro e consegnare a loro. Bene, professore Pira, ok, ha disattivato il microfono. Bene, il professore Scarabottolo ci aveva detto appunto che aveva un impegno, ma spero che sia ancora collegato per consentirgli appunto di porgere un saluto e un po' per raccontarci il senso dell'iniziativa. Il professore Nello Scarabottolo è docente ordinario dell'Università di Milano e vicepresidente vicario appunto dell'AICA. Professore, mi sente? Sarò rapidissimo. AICA, l'acronimo è Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, parola molto poco significativa, ma che nasce 60 anni fa. Il 4 febbraio, settimana scorsa, abbiamo festeggiato il 60° compleanno di AICA. La parola informatica non era ancora nel gergo, è stata aggiunta dopo e oggi compare nella dicitura della nostra associazione, Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico. Già 60 anni fa AICA nasce per migliorare, per diffondere la cultura informatica nel paese, sia a livello di competenze professionali, sia a livello di conoscenza degli strumenti. Quello che diceva l'onorevole La Galla, quello che diceva Bernardo Moschella, ci trovano assolutamente d'accordo. AICA è convinta che serve conoscere l'informatica. I nativi digitali spesso sono ignoranti digitali, è già stato detto, quindi non mi dilungo. È importante conoscere le potenzialità della tecnologia sia per lavorarci, sia per evitare i pericoli che la tecnologia usata male, usata senza competenze, comporta. Questo è da sempre uno degli obiettivi di AICA a livello generale, non a livello di una fascia di popolazione ben precisa. Tutta la popolazione italiana è destinataria delle iniziative che AICA da sempre ha intrapreso, ha messo in piedi e che intende proseguire anche nel futuro. Ma naturalmente la popolazione giovanile, gli studenti e comunque le persone che si stanno formando a essere individui adulti è la componente essenziale per il futuro del paese e quindi anche per il futuro uso corretto della tecnologia informatica e uso corretto della cultura informatica a cui AICA tende. In questo senso le iniziative di cui oggi siete testimoni in questo webinar sono una delle iniziative che AICA supporta. Sicuramente i premi per i concorsi, per i progetti digitali che vogliono spingere i giovani a imparare a usare la tecnologia con un fine e usarla in maniera appropriata. Abbiamo anche una ulteriore serie di opzioni che offriamo e che in questo momento mi piace ricordare veramente in maniera molto rapida. WebTrotter, che è un modo per chiedere a gruppi di studenti delle superiori di imparare a navigare in maniera consapevole e oculata sul web e quindi a scoprire informazioni dando alle informazioni che trovano il corretto peso e la corretta attenzione alle cosiddette fake news, a tutto ciò che riguarda una diffusione impropria e inadeguata di informazioni spesso false. Le Olimpiadi di Informatica, che sono un modo per valorizzare i migliori ragazzi capaci di programmare, quindi di costruire con il calcolatore applicazioni anche molto complesse, arrivando in un percorso di formazione guidato da persone che lavorano per AICA, di arrivare a competere a livello internazionale nelle Olimpiadi internazionali che ogni anno si tengono in un paese del mondo. E naturalmente
la certificazione all'uso corretto delle competenze e degli strumenti informatici, quella ECDL, la European Computer Driving License, la patente di uso del calcolatore europea, che da qualche tempo è diventata ICDL internazionale perché ha esteso i suoi confini al di fuori del contesto europeo, che è, se volete, un binomio con AICA, una specie di simbiosi da quando è nata, ormai più di 20 anni fa, è diventata il cavallo di battaglia di AICA per far conoscere, per far imparare a usare correttamente il calcolatore. Io ringrazio chi mi ha voluto oggi, mi dispiace di dovervi lasciare rapidamente, ma siamo già in ritardo, quindi forse faccio un favore all'organizzazione. Ho una riunione che sta iniziando, anzi che è iniziata da 3 minuti con l'università, e quindi non faccio altro che fare le mie congratulazioni alla Regione Sicilia, che su questa particolare iniziativa di AICA si dimostra il meglio a livello nazionale, come numero di premiati e come numero di menzioni ricevute. Sono convinto che sia importante questa mattinata per conoscere le eccellenze che sono uscite da questi progetti, ma anche per stimolare tutti quelli che seguono, e spero siano tanti, a proseguire con questo e con altre iniziative di AICA e non solo di AICA, per far sì che la cultura informatica e l'uso del calcolatore siano sempre più... Bene, ringraziamo il professore Scarabottolo e a seguire passo la parola al professore Salvatore Gaglio, professore ordinario dell'Università di Palermo e presidente della sezione AICA Sicilia. Professore Gaglio, in cosa si sono distinti i progetti siciliani premiati? Buongiorno. Buongiorno, mi sentite a posto? Dunque, intanto io... prego. Sì, grazie. Intanto io sono qui assieme all'ingegnere Salvo Volo, che adesso diciamo vi così poi passo la parola a lui circa le attività appunto in ambito siciliano. E intanto volevo dire che io porto i saluti della sezione Sicilia, quindi dell'AICA, sezione che si è costituita recentemente nel 2018, quindi siamo abbastanza giovani, che è partita un po' dall'incontro di due mondi, il mondo universitario e il mondo, diciamo, della scuola, quindi dei progetti scolastici. Poi dei progetti ve ne parlerà infatti, diciamo, l'ingegner Salvo Volo. Ecco, come diciamo aveva anche accennato prima il collega Nello Scarabottolo, l'AICA un po' nasce appunto con questa vocazione all'inizio, diciamo, un po' più accademica, diciamo, in cui la comunità informatica si è ritrovata in ambito nazionale, e così un po' anche è nato quindi questo interesse in ambito siciliano. Quindi la sezione quindi quindi palermitana prima ha in qualche modo preso come riferimento, diciamo, un po' il mondo universitario per cercare di diffondere un po' l'aspetto legato, diciamo, in particolare alle cosiddette certificazioni informatiche, per esempio anche all'interno dei corsi di laurea, ed è quello di un progetto che si sta portando avanti, e questo tenendo conto che, diciamo, l'intervento nell'AICA per ciò che riguarda la formazione e la diffusione delle competenze digitali è un intervento un po' a 360 gradi, come stiamo vedendo anche in questi progetti. Quindi dall'università alla scuola alla formazione, diciamo, in generale, e quindi mette assieme ovviamente queste varie realtà, quindi il mondo della formazione anche professionale, però collegato, diciamo, al mondo scolastico, e questo è un po' l'aspetto, diciamo, di questi progetti. Allora, qual è la caratteristica di questi progetti? È quella essenzialmente di favorire la diffusione di queste competenze, rendere i ragazzi in particolare coscienti, diciamo, di ciò che vuol dire diciamo, avere a che fare con il mondo digitale, quindi con
che cos'è questa cultura, che è abbastanza importante, anche perché ultimamente stiamo assistendo, diciamo, a una enorme espansione di questa cultura, o di questa, diciamo, o degli strumenti che in qualche modo ormai sono diventati pervasivi nella nostra vita. Teniamo conto che ormai in tasca noi abbiamo l'equivalente di un grandissimo elaboratore degli anni 60, di quelli che prendevano stanzoni enormi e consumavano moltissimo. E gli ultimi modelli, quindi per esempio di smartphone, ormai hanno dentro anche l'intelligenza artificiale, cioè hanno quindi delle reti neurali all'interno, diciamo, di questi strumenti. Quindi, ecco, diciamo, è importante che capire quindi con che cosa si ha a che fare. Ora, i principi dell'informatica in realtà sono abbastanza semplici, eccetera. Poi è la loro, diciamo, quindi grazie a partire da, diciamo, principi semplici, poi è possibile realizzare sistemi molto complessi. Però conoscere bene i principi è abbastanza importante. Ed è anche l'aspetto poi relativamente, diciamo, come del resto anche gli interventi mi hanno preceduto, hanno messo in evidenza, quindi è importante cos'è la portata anche sociale di queste tecnologie. Ecco, quindi la familiarità degli studenti sin dai primi anni della loro formazione, quindi con questa tecnologia, ormai è diventata importante. Ecco, io adesso vorrei lasciare la parola all'ingegner Salvovolo, che vi parla un pochino appunto dei progetti e delle realtà, quindi nel nostro ambiente, e delle caratteristiche, appunto, come mi era stato chiesto, di questi progetti. Ok, allora proseguo dalla stessa postazione accanto al professore Gaio, nostro presidente, che lo ringrazio nuovamente per la disponibilità. Allora, io sono Salvatore Volo, quindi ingegnere, e collaboro ormai con AICA in Sicilia da oltre 16 anni. Ho iniziato la mia attività in qualità di ispettore, quindi per gli aspetti legati, diciamo, al sistema di gestione della qualità, e successivamente sono divenuto anche referente territoriale AICA per la Sicilia. Quindi da un lato mi occupo e seguo tutti i test center, che sono tutti i centri che si occupano dell'erogazione della certificazione informatica, AICA ovviamente, sia in termini di formazione che in termini proprio di erogazione per l'acquisizione dei famosi crediti formativi. Da questo come ispettore e quindi come assicurazione qualità per il gruppo di AICA, che da Milano viene coordinato dal dottore Fezzi e che si occupa quotidianamente di seguire il processo di certificazione dei candidati. Dall'altro, come referente territoriale, questa è una figura che è nata circa 5 anni fa, nella quale ho il piacere di rivestire questo ruolo e di occuparmi della diffusione e divulgazione dei concetti informatici di base e tutto quello che interessa le certificazioni in senso più ampio del termine di AICA e le attività che riguardano proprio la divulgazione door to door, nel senso che noi tra le attività che svolgiamo in particolare mi occupo proprio di andare in ogni singola scuola del territorio siciliano e andare a raccontare chi è AICA, cosa fa AICA, quali sono le certificazioni e quali sono le conoscenze e le competenze che si acquisiscono, diciamo, in questo nuovo mondo, in questa nuova realtà. Noi abbiamo avviato il nostro percorso con la patente, famosa patente europea del computer, cosiddetta ECDL, European Computer Driving License, che oggi si è trasformata in ICDL. Quindi ICDL perché assume, diciamo, il termine, diciamo, international da un lato e dall'altro legata alla digital literacy, cioè quindi le competenze proprio digitali, legate alle necessità più attuali, che sono proprio quelle che conosciamo, quindi all'utilizzo, diciamo, dei sistemi informatici legati alla ricerca, all'utilizzo di
internet e a tutte le piattaforme smart, gli strumenti smart che utilizziamo in questo momento storico. Io sarò felice appunto di poter raccogliere qualsiasi richiesta e qualsiasi supporto da parte dell'intera, diciamo, popolazione scolastica per poter avviare e divulgare il tema delle certificazioni. Siamo stati impegnati di recente, ho aiutato diverse realtà nell'attivazione, diciamo, nella partecipazione ai bandi del piano Garanzia Giovani, che finalmente si sta ripresentando come attività veramente interessante, alla quale qualche anno fa anche noi come piccola azienda abbiamo partecipato, e quindi insomma sarò felice di poter aiutare chiunque, chi che sia, dovesse avere un supporto o comunque voler approfondire i temi di AICA. Vi ringrazio nuovamente, lascio la parola Bene, grazie professore Gaglio, alla grazie dottoressa ingegnere Volo. sull'attività Bene, sì, sulla adesso quale parleranno i ragazzi, io chiedo parleranno le ancora scuole scusa. vincitrici che hanno vinto appunto, sono stati quattro i progetti premiati in Sicilia, dei 20 premiati appunto a livello nazionale e sei progetti poi sono risultati appunto menzionati. Il primo istituto che ci racconterà la sua esperienza, quanto la partecipazione a questo concorso ha reso anche più di appeal il loro percorso, il percorso di apprendimento dei ragazzi, è l'Istituto Giuseppe Carducci di Comiso, un istituto di istruzione superiore, come dicevo all'inizio, all'interno dei quali sono incardinati i percorsi IFP. Il titolo del progetto che è risultato vincitore è appunto 2020 ed i ragazzi frequentavano il percorso di arti figurative. E abbiamo qui con noi la preside, la professoressa Maria Giovanna Lauretta, a cui cedo immediatamente la parola perché appunto presenti sia gli studenti che i docenti che poi hanno coordinato, appunto accompagnato gli alunni nella presentazione del progetto. Prego, professoressa Lauretta. Grazie, dottoressa Spadaccino, per la presentazione. Allora, innanzitutto rivolgo il mio saluto formale all'assessore, il dottor Roberto Alagalla. Ricordo che qualche tempo fa ho avuto occasione di seguirlo in un seminario a proposito dell'istituto dell'ex Alternanza Scuola-Lavoro, un seminario molto interessante. Ma ancora rivolgo il mio saluto al vicepresidente vicario dell'AICA, il dottor Scarabottolo, la dottoressa Valenti, il dottor Gaglio, il dottor Volo e il dirigente tecnico che è delegato dal nostro direttore Stefano Soleniti, ovvero il dottor Renato Moschella. Le abbiamo ascoltati prima tutti con grande attenzione. Ovviamente un saluto affettuoso al professore Francesco Pira, che ci ha dovuto lasciare, ma da tutti abbiamo ricevuto delle pillole fondamentali e importanti sull'argomento centrale di questo. Professoressa, mi scusi, dovrebbe avvicinarsi di più al microfono perché altrimenti la sentiamo molto piano. Recupero con questo, adesso mi sentite meglio? Il tasto? Salve. Sì? Dovreste Adesso. Forte e chiaro, anche io mi sento molto, molto meglio. Vabbè, spero che i saluti sono arrivati a tutti gli organizzatori, a tutti i relatori che sono intervenuti stamattina. L'ultimo saluto lo rivolgevo al professore Francesco Pira, al quale in diretta lo invito presto a raggiungerci a scuola e incontrare i nostri studenti. Ebbene, qui da Comiso siamo collegati dall'auditorium del liceo artistico di Comiso e qui è presente tutta la quinta D a fare il tifo per i propri compagni, per la vincitrice di questo concorso, la maestra studentessa Eleonora Randazzo e a seguire le menzioni speciali per Cilia Alessia, per Stefano Sallemi, mentre dall'auditorium del liceo scientifico della sede centrale è collegata tutta la quinta A, diciamo,
geoscientifico, ovviamente a fare il tipo per Samuele Caggia. I vincitori sono i protagonisti di questo concorso da Giuseppe Artucci, sono tutti qua vicino a me, al tavolo, pronti, emozionati, emozionatissime, ma pronti a raccontare la loro esperienza e come è nato il progetto per ciascuno di loro. A me, devo dire, veramente con l'emozione travolgente e contagiosa, tutto il corpo docente è stato emozionato nell'apprendere la notizia di questo premio, perché è un riconoscimento che indubbiamente gratifica il talento, la creatività dei nostri studenti, ma ed è anche un riconoscimento che gratifica la dedizione, la passione dei nostri docenti e a noi dirigenti scolastici, in questo caso a me in prima persona, è un riconoscimento che vede il prendere corpo e la vision e dell'ambition in cui credo. Una breve premessa che desidero condividere con tutti voi, tutti coloro che sono in ascolto, collegati dal remoto. Ebbene, dal 4 marzo scorso l'epidemia da Covid-19 ha travolto e sconvolto le nostre vite ed inevitabilmente il nuovo scenario ha imposto alla scuola italiana un cambiamento radicale della sua organizzazione, che è stato proprio sancito dal passaggio da una didattica in presenza a una modalità a distanza, quale unica ancora a cui aggrapparsi al fine di poter accompagnare i nostri studenti a percorrere il sentiero della conoscenza attraverso l'uso delle nuove tecnologie che hanno cominciato ad assumere un ruolo primordiale nella didattica dal momento che era in modalità a distanza. Per certo una situazione nuova, inedita, non senza difficoltà, ma che ci ha insegnato a compiere, a noi operatori scolastici, a compiere un salto in avanti. Abbiamo imparato a integrare le tecnologie digitali nella didattica, a sperimentare nuove tecnologie nella pratica pedagogica quotidiana, mettendo in campo una didattica aumentata, proiettata verso una scuola smart, flessibile, interdisciplinare e creativa, che permette di portare tra le mura delle classi la complessità della realtà esterna e consente, questa è la magia, consente di sfruttare l'integrazione dei vari linguaggi. Quindi non solo la scrittura, ma anche il video, l'audio, l'immaginazione, l'immagine, scusatemi, proprio come abbiamo potuto apprezzare nei lavori che hanno realizzato i nostri studenti e che hanno presentato a questo concorso. Certo, siamo stati costretti a rimetterci in gioco, indubbiamente, a ridiscutere cosa e come imparare, così come anche a cambiare la qualità dei contenuti, perché è questo ciò di cui ha bisogno il complesso processo dell'apprendimento. Non è più sufficiente il vecchio modello di apprendimento statico, frontale, basato sulla spiegazione e sulla restituzione. Certo, un processo rassicurante, ma non più adatto ai bisogni delle nuove generazioni. Pertanto, così chiudo e lascio spazio ai nostri ragazzi, ai nostri studenti, auspichiamo un nuovo equilibrio pedagogico che veda in primo luogo i buoni insegnanti fare una buona scuola e che siano innovati nell'utilizzo della tecnologia al fine di saperla utilizzare in maniera mirata, accompagnando lo studente ad un uso consapevole e che lo prepari ad affrontare la complessa realtà esterna con intelligenza critica, senza alcun timore. E dunque, in questo nuovo scenario, in questa nuova pedagogia, il
più docente assurge al ruolo di progettista dell'ambiente di apprendimento, di facilitatore del percorso di apprendimento. Ecco, io vi ringrazio per avermi permesso di condividere questi pensieri, queste riflessioni pedagogiche insieme a tutti voi, e auguro ai nostri studenti vincitori Don Orione e del Carducci veramente un mondo di auguri per un successo formativo che li porti lontano e che possano raggiungere veramente nella propria vita grandi soddisfazioni. E dicendo questo, ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie e direi proprio di passare la parola alla professoressa Natascia Lonigro, non so, dottoressa Spadaccino, mi dica lei, le posso muovere in questo senso? Passiamo la parola a lui o la restituisco a lei? No, non si preoccupi, abbiamo sentito, ci vuole un po' di tempo per il ritorno, ora possiamo passare tranquillamente la parola alla professoressa Natascia Lonigro e poi successivamente ai ragazzi. Benissimo, grazie tanto a tutti. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Benissima Casso, insegno all'Istituto Carducci di Como, cioè nella sezione del liceo sulla sicurezza. Volevo ringraziare tutti per il premio, ci avete veramente dato una grandissima gioia perché i ragazzi sono stati molto gratificati dopo tutto il lavoro svolto. I due progetti che stiamo presentando oggi sono il frutto di due momenti didattici diversi. Quello vincitore di Eleonora è stato sviluppato durante la didattica di stampa, mentre quello di Alessia e Stefano è nato durante la didattica in presente e poi aggiornato in didattica a distanza. Nel nostro laboratorio lavoriamo sia manualmente che per informatici e tecnologici avanzati, per far acquisire ai nostri alunni quelle che sono le competenze necessarie per affrontare in maniera competitiva il mondo del lavoro. Le idee nascono esattamente in due modi, o per caso o per necessità. Giusto tutto il lavoro di Eleonora è nato proprio per necessità. Durante la didattica di stanza avevo difficoltà perché la nostra materia necessita di pratica, spazio, materiali e ho dovuto quindi rimodulare la programmazione e abbiamo approfondito lo studio dell'applicazione della scultura nell'animazione 3D e l'utilizzo dei software di modellazione tridimensionale. I ragazzi hanno prodotto tantissimi lavori e quello che praticamente abbiamo scelto per questo momento è stato quello là di Eleonora Randazzo. Vi ringrazio ancora a tutti e adesso prendo la parola proprio ai ragazzi in modo tale da spiegarvi nel dettaglio il progetto. Arrivederci, grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Eleonora Randazzo e frequento la classe quinta delle sezioni artistiche del liceo artistico per i risultati di Comiso. Durante appunto le lezioni svolte in data dell'anno scorso, la nostra professoressa ci ha assegnato un compito nel quale dovevamo appunto svolgere un video in stop motion. Dopo aver appunto studiato le varie tecniche di come la modellazione della plastilina, lo studio delle luci e il movimento, che erano appunto alcune delle poche cose che potevamo utilizzare a casa e facilmente reperibili. Ho quindi realizzato un video stop motion dedicato al periodo che stavamo vivendo e continuiamo ancora oggi a vivere a causa della pandemia. Dove la casa appunto è diventata la nostra grotta e il cibo in un certo senso il nostro scopo. Ricordo che per fare la spesa si doveva fare la fila, che da una parte era un piacere perché comunque uscivi di casa e prendevi una boccata d'aria. D'altro canto avevi comunque sempre la paura e la suggestione appunto anche del paese vuoto.
appunto sembrano tempi di guerra, una guerra invisibile. E quindi vedendo mia madre che a casa cucinava e comunque sui social sempre foto e video di cibo, ho voluto realizzare, ho deciso di fare qualcosa, di creare appunto del cibo per modo mio, applicando le tecniche che avevo studiato in laboratorio a casa con la professoressa Lorino. E oggi mi rendo conto che avevamo due punti fermi che ci hanno tenuti i piedi facendoci distrarre. Noi giovani con la scuola e gli adulti con il cibo. Avete l'audio aperto, potete tranquillamente passare il microfono, prego. Allora, la condivisione darò la parola all'altra. Presentati poi, io torno. Aspetta, quando torno? Complimenti. Sì. Buongiorno, sono Alessia, del liceo artistico di Porto Carducci, e inizio a tutti per il oggi vorrei parlare del lavoro che io e Stefano Pandemi abbiamo realizzato. Tutto è nato così, carabocchiando su un foglio, e abbiamo realizzato un personaggio, poi chiamandolo Sigaretta, che sarebbe Sigaretta. Il nome va in contrapposizione poi con la storia che abbiamo creato attorno, facendolo diventare poi un ambientalista che poi lotta grazie con i suoi profili social per salvare l'ambiente, e questo anche per influenzare l'audience che poi guarderà il prodotto. Grazie a questo progetto siamo riusciti a imparare ad utilizzare software per l'animazione 3D e 2D e anche usare la tecnologia dei programmi. No, il video. Basta partire un video di Alessia e Stefano. Non vediamo chi parla.
Hanno finito con la presentazione, quindi credevo che ci fosse anche l'altro, no? L'altro progetto menzionato. Se i ragazzi comunque hanno finito, passiamo all'altro istituto, appunto l'istituto Donorione, che è il risultato. No, c'è l'altro video, c'è l'altro video. Progetti ed sono appunto dei cortometraggi che sono stati girati appunto e montati dagli studenti. Il primo è il primo progetto, il cui titolo è Educare alla memoria, Viaggio senza ritorno. È stato realizzato dai ragazzi del terzo anno del percorso operatore del benessere. E il secondo video è Educare alla memoria, il viaggio dell'olocausto, realizzato dai ragazzi. Allora, prego, prego, non vi preoccupate, ho interrotto l'audio della dottoressa Sparacino, potete tranquillamente far proseguire con l'altro ragazzo e il video. Non lo so. Possiamo scrivere? Non lo so. Allora, come professore Amore, intanto buongiorno a tutti, sono docenti sbagliati. Okay. Chiedo scusa, mi dicono che c'è un altro video, infatti era quello che io mi aspettavo. Quindi sì, assolutamente sì, diamo l'opportunità ai ragazzi di presentarlo. Infatti, io sono il professore Amore, dicevo, insegno italiano latino all'Istituto Carducci di Corniso. Ringrazio tutti gli astanti ringrazio tutti gli organizzatori per questo evento che vede protagonisti i nostri ragazzi. L'attività laboratoriale che ha portato alla realizzazione del videogioco Divina Commedia Game è nata all'indomani del primo lockdown, che ci ha messo a dura prova emotivamente, ha completamente stravolto il nostro quotidiano, inficiato le nostre relazioni e mutato il nostro modo di fare scuola. Al centro dell'attività laboratoriale ho messo una didattica motivazionale per riaccendere in loro l'entusiasmo, la voglia di stare insieme, la creatività e la conoscenza dantesca. Perché Dante è più attuale di quanto si creda. È l'ultimo verso del 34esimo canto dell'inferno, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, forse è l'augurio più grande che Dante potesse fare a tutti noi. Infatti ho cercato di proporre un'attività didattica muovendo da un motto latino, in cui credo molto, ludendo docere, che mi permettesse di superare
il modello tradizionale di scuola, quello incentrato sulla lezione frontale, sulla netta separazione tra le discipline. Ho cercato con il mio modus operandi di incidere sull'organizzazione sia del tempo ma anche dello spazio, visto che la coercizione imposta dai DPCM hanno dilatato il tempo scuola e trasformato lo spazio di apprendimento. Ho cercato, insomma, di fare scuola muovendo dalle loro passioni, dalle loro competenze acquisite, dalle loro esperienze personali, e ritengo che la risorsa digitale mi ha dato la possibilità di sperimentare questo diverso modo di fare la scuola, sia sul piano metodologico, didattico, organizzativo, perché mi ha permesso di coniugare il sapere con il saper fare e il saper essere. Per avvicinare i miei ragazzi a Dante, in un momento difficile come il lockdown, data la distanza, ho proposto loro di leggere e reinterpretare alcuni dei canti più significativi del percorso dantesco, attraverso l'utilizzo del digitale, che dà accesso a una pluralità di linguaggi, ed è stato possibile generare una nuova ricorsività e proporre una nuova testualità del viaggio dantesco. Quindi i ragazzi, che hanno potuto non solo sviluppare le loro conoscenze e competenze, ma io così facendo ho valorizzato gli stili di apprendimento di ognuno di loro. Ed ecco che tutti gli alunni sono stati divisi in gruppo e hanno lavorato chi ha un prodotto audiovisivo in cui i versi di Dante e le immagini dovevano descrivere, come ci insegnano i latini, hic et nunc, la difficile situazione pandemica che il nostro paese, l'Europa, il mondo intero si è trovato di fronte e continua, ahimè, ancora oggi a combattere. Un altro gruppo invece si è cimentato con la realizzazione di un fumetto, di uno dei canti più noti, il canto quinto, quello di Paolo e Francesca, quello dell'amor che nulla amato ama perdono. Un altro gruppo invece si è cimentato con la ricerca, quasi un lavoro certosino, filologico, nei versi del sommo poeta, di ingredienti per riproporre in un prodotto audiovisivo un menù divino. E un altro ancora ha voluto cimentarsi con la scrittura creativa, riscrivendo un testo rap, se Dante avesse fatto un rap, per poi musicarlo e interpretarlo. Non perché è un ultimo, ma perché quello vincitore alla fine è il lavoro che si è messo alla prova, il gruppo che si è messo alla prova con il coding, sviluppando e programmando un videogioco con Dante protagonista. Ecco, quando la nostra animatrice, la professoressa Zago, ci ha proposto di partecipare a questo concorso promosso dall'AICA, non abbiamo esitato, in quanto ci siamo ritrovati pienamente negli obiettivi di questo concorso: imparare digitale. Avevamo fatto una corsa, la scuola da anni cerca di introdurre il digitale, che non è l'utilizzo della LIM o della strumentazione, è il pensare digitale, è il costruire digitale. Ed ecco che ci viene data la possibilità di uscire fuori dall'aula. E così, tra tutti i lavori di quel laboratorio, che è nato in pieno lockdown, per far apprezzare Dante, abbiamo messo insieme il videogioco e il rap. Ed è nato Divina Commedia Games. Io mi congratulo con tutti i ragazzi, tutti, non solo del Carducci, anche dell'Entorione, che hanno partecipato a questo concorso, e tutti coloro che hanno inviato i loro prodotti, perché è questo, secondo me, il percorso da intraprendere per rinnovare la nostra scuola. E ringrazio e vi ringrazio per la vostra attenzione. Io adesso passo la parola a uno dei ragazzi protagonisti del progetto e del laboratorio, appunto, sul video. Grazie. Buongiorno a tutti, mi presento. Sono Samuele Caggia, studente della quinta dell'Istituto Giuseppe Carducci di Ponza. Oggi presenterò il progetto Divina Commedia Games. Divina Commedia Games è nato nel laboratorio curato dal nostro professore di italiano Giovanni Amore.
Entrando più nello specifico, il progetto del nostro gruppo era quello di realizzare un videogioco che doveva declinare il famoso motto latino, imparare divertendosi, il tutto in digitale, per presentare in maniera alternativa la commedia di Dante. La trama per il videogioco è stata riscritta da Sara e Martina, optando solo per alcuni versi dell'Inferno. Il giocatore, il protagonista Dante, dovrà affrontare tutta una serie di prove ed ostacoli come schivare bestie e belve feroci, pescare per Caronte, attraversare un labirinto per Paolo e Francesca e addirittura rispondere a delle domande mini quiz sulla Divina Commedia per salvarsi da Lucifero. Il tutto ovviamente accompagnato con immagini, testi e dialoghi scritti dati ai miei compagni appartenenti sempre allo stesso laboratorio, Christian, Ilaria e Salvatore. Io mi sono occupato di programmare e sviluppare il videogioco con RPG Maker, tool di programmazione videogiochi creato dalla compagnia giapponese ASHI, direttamente dalla azienda Enterbrain. In particolare ho utilizzato l'ultima versione di questo software, la versione NT. Il software mi ha permesso di realizzare dei plugin in JavaScript, un linguaggio di programmazione orientato soprattutto per la realizzazione di siti web e applicazioni web, ma anche applicabile per la realizzazione di oggetti ed eventi, come nel nostro caso. Ho utilizzato JavaScript perché è un linguaggio interpretato, cioè il codice non viene compilato, ma eseguito direttamente. Ho utilizzato JavaScript perché la sintassi è molto simile ad altri linguaggi di programmazione molto più famosi. Parliamo del C e del C++. Ho utilizzato JavaScript perché presenta un altro linguaggio di programmazione, con la presenza di cicli, strutture di controllo, variabili, switch, e infine perché è un linguaggio debolmente utilizzato. I vari sprite e paesaggi del gioco li ho realizzati con altri software, software come Photoshop e software come lo stesso tool di programmazione. La musica che accompagna i vari livelli del videogioco è realizzata da un altro gruppo nato nello stesso laboratorio, in cui altri miei compagni di classe hanno scritto un testo rap su Dante e realizzato digitalmente la base musicale. Il testo, scritto da Stefano, è stato realizzato partendo dai versi di Dante e dalle informazioni date dalla sua vita, seguendo tre diverse tematiche: l'amore, la politica e la veste. La base musicale è stata composta da Flavio con il programma FL Studio, software professionistico per la realizzazione di musica, conosciuto meglio anche come Workstation Audio Digitale. Il programma è composto da una serie di sequencer sulla quale si possono inserire delle note per produrre una melodia, oppure collegando semplicemente una tastiera al PC. I vari timbri musicali sono invece realizzati tramite sample. Nel nostro caso, il nostro gruppo sono dei sample già utilizzati nella colonna sonora di Dante Inferno e aggiunto un giro di batteria e tutto in digitale, senza l'utilizzo della tastiera. Il pezzo è stato cantato da Luca Vincenzo, anche i miei compagni di classe appartenenti allo stesso gruppo di lavoro. Che dire? Ti invito a scaricarlo e spero vivamente vi divertiate. Grazie per l'attenzione. Thank you.
Bene, complimenti davvero ai ragazzi, mi unisco ai tanti complimenti che stanno ricevendo qui in chat, dei progetti davvero assolutamente attraenti, sono riusciti a rendere appunto moderni degli aspetti contenutistici che in realtà hanno studiato e che fanno parte appunto del loro percorso di studi. Credo che davvero in questo modo si sia realizzato quello che è il concetto di competenza, cioè quella capacità di sapere trasferire, utilizzare conoscenze e abilità anche in contesti diversi, sapendoli appunto anche personalizzare. Bene, adesso la parola tocca all'altro istituto, il Don Orione, appunto, che è il risultato vincitore. Non so se mi avete sentito poc'anzi, io ho presentato i tre progetti del Don Orione, appunto, che sono risultati vincitori. Dicevo che sono tre cortometraggi interamente ideati, girati e monitorati dagli studenti. Il primo, il cui titolo è appunto Educare alla memoria, Viaggio senza ritorno, è stato realizzato dai ragazzi di un terzo anno del percorso operatore del benessere. Il secondo, Educare alla memoria in viaggio nell'Olocausto, realizzato da studenti del quarto anno del percorso tecnico acconciatore. Ed il terzo, Io non abbocco, realizzato congiuntamente, dicevo, da studenti del primo anno del percorso operatore del benessere e del quarto anno tecnico acconciatore. Ci presenterà i ragazzi, ma ci parlerà anche dei progetti. Io ho letto anche alcune interviste dei ragazzi. Alcuni di loro hanno definito questa esperienza un'esperienza fantastica, un momento di euforia creativa l'hanno definita. Era appunto una delle finalità del concorso. Quindi lascio la parola alla professoressa Siliato, docente appunto del Don Orione, che presenterà appunto gli studenti che poi hanno realizzato i progetti. Prego, professoressa. Salve, riuscite a sentire? È sempre un po' basso il microfono, devi urlare molto. Ti sentiamo veramente poco, veramente poco. Ora non sentiamo nulla. Hai il microfono chiuso. Ok, prova ora. No, allora abbiamo questo problema sempre con le cuffie. Riprova a reinserire i jag e mi raccomando, prova a urlare. Faremo noi uno sforzo per sentire la tua voce. È sempre molto bassa, devi solamente alzare la tua voce il più possibile. Allora, vi spiego, abbiamo fatto tutte le prove del caso, non è un problema del volume, dalle impostazioni. Dovrebbe controllare intanto il funzionamento del microfono, il suo PC è dotato di microfono? Adesso ce l'ha staccato, Valeria. Lo deve attivare, lo deve collegare. Allora, chiedo scusa, intervengo. Abbiamo fatto tutte le prove. Quindi, abbiamo fatto tutte le prove del caso. È solo un problema di microfono.
Valeria, ascoltami, come abbiamo fatto? Allora, chiedo un po' di pazienza a tutti quanti i partecipanti. Valeria, se puoi riprovare a fare dal menu riunione. Sì, sì, Valeria, prova a entrare dal collegamento della tua alunna. Ok, perfetto, poi cambio il nome. Mi sentite? Sempre molto poco, ma ti sentiamo, ci sforziamo noi, non ti preoccupare. Ok, praticamente io non sto capendo dove sono collegata, se sono collegata dal mio PC o dal cellulare della mia alunna. Allora, tu risulti sempre da Valeria Silato, dunque dal tuo PC, devi comunque provare a avvicinare il più possibile la tua bocca al microfono, qualsiasi esso sia, parla forte, ok? Così come si fa a parlare forte? No, Valeria, ora non sentiamo più niente. Valeria, ora non sentiamo più niente. Valeria, ora non sentiamo più niente. Provate a cambiare la stazione, credo che sia l'unico. Allora, io do un suggerimento, come scrive in chat il professor Tafuri, inizia lui mentre poi appunto faranno un cambio di postazione. Salve a tutti, mi sentite? Salve, buongiorno a tutti. Allora, intanto volevo scusarmi anche di questi problemi tecnici a nome della professoressa e a nome dell'ente donorio. Volevo ringraziare principalmente tutti gli organizzatori, i relatori che hanno preceduto volevo anche ringraziare il professore Giovanni Amore per i complimenti ricevuti e nello stesso tempo ricambiare ai ragazzi dell'Istituto Carducci. Allora, i tre progetti della Scuola d'Onorione sono tre progetti che hanno partecipato assieme ad altri quattro, quindi in teoria sono sette, tre premiati e quattro di convenzione, in occasione appunto dei progetti digitali e AICA. Sono tre esempi di quella che noi definiamo una didattica nuova, una didattica innovativa, basata principalmente su compiti di realtà. Infatti sono tre esempi a tutti gli effetti di compiti di realtà, ovvero una didattica che richiama in un certo senso nuove metodologie e nuove strategie che la scuola, diciamo, negli ultimi anni sta adottando e sta praticando, lasciando, diciamo, in un certo senso quelle che sono le metodologie, le strategie didattiche tradizionali che hanno accompagnato nel corso dei tempi e nel corso degli anni, appunto, l'ambiente educativo. Si tratta di prodotti che in un certo senso vanno a richiamare tematiche differenti, due, viaggio senza ritorno e viaggio nell'olocausto, principalmente dei nomi si può ben capire, hanno come tema centrale il tema dell'olocausto, il tema della Shoah, che diciamo, è l'argomento principale, l'argomento cardine appunto dei due prodotti. E l'altro invece è un progetto che richiama le fake news il cyberbullismo, diciamo tutto quello relativo alla connessione e alle problematiche che possono riscontrare appunto nella navigazione. Ora, per quanto riguarda questi progetti,
progetti, abbiamo voluto principalmente mirare alla fusione di quelli che sono i moduli di insegnamento principali dell'ambiente IFP, quindi gli assistenti culturali tecnico-professionali, le materie del settore, appunto, per quanto riguarda l'odore del benessere, ad esempio i vari laboratori di acconciatura, di estetica e così via, assieme anche agli altri assi culturali e agli altri moduli di insegnamento, quelli definiti più che altro teorici, dove i ragazzi in un certo senso manifestano alcune volte, cioè non privilegiano maggiormente questi moduli di insegnamento, piuttosto danno spazio al proprio corso di studio e al proprio settore di studio. Tra le altre competenze sono emerse anche, abbiamo voluto dare spazio a quelle che sono appunto le competenze generali, oltre che digitali, ovvero il saper fare e il saper far fare, e inoltre alle competenze appunto di cittadinanza, che nell'ultimo periodo, dal punto di vista didattico e scolastico, rientrano a far parte del curriculum di educazione civica. Questo, diciamo, è un in generale quello che appunto i progetti, poi sostanzialmente i ragazzi a cui darò appunto spazio analizzeranno ogni singolo elaborato. Mi piace però sottolineare, e voglio anche sottolineare, il fatto che questa didattica innovativa che l'ente mette, che propone quotidianamente, mira principalmente alla formazione del ragazzo non solo a livello professionale, a livello affinché venga inserita all'interno di un contesto lavorativo, bensì una formazione anche a livello umano, perché poco fa, per esempio, il professore, il dottor Francesco Pira accennava a Edgar Morin, in termini appunto l'intento, l'obiettivo è quello di formare teste ben fatte e non teste piene nozionistiche, e quindi la testa, la mente del ragazzo non deve soltanto essere contenitore, ma deve essere una mente pensante e operante, in quanto individuo vivo nella società reale. Grazie a tutti per... Adesso la professoressa Siliato riesce a collegarsi? Oppure diamo la parola direttamente agli studenti? Non so... Datemi dei feedback, perché io non ho notizie, insomma, di cosa siete riusciti a fare, di come siete riusciti a organizzarvi. Quindi abbiamo il numero della... Allora, qualche attimo di pazienza, leggo la chat. Possono presentare i loro lavori, no? Professore Tafuri, abbiamo gli studenti collegati? Ora, io vedo che c'è collegata Chiara Cece. Se stacchi posso... Ah, mi sentite? Un attimo, stiamo provando a contattare intanto il Don Orione, vediamo un attimo in che maniera proseguire. Allora, leggo dalla chat che si può dare la parola
alle partecipanti. Dunque ditemi chi vuole intervenire per primo, così può attivare webcam e microfono e posso caricare il video. Intanto la professoressa Siliato sta cercando un altro PC. Prego, fatemi sapere chi vuole intervenire per primo. Professor Tafuri, se mi dà un nominativo, così si attiva. Tra i partecipanti appunto abbiamo la studentessa Chiara Cecera, che presenta ed è referente del progetto In un viaggio dell'Olocausto. A seguire Guanita Lopez, studentessa del terzo anno per ore del benessere, referente del progetto Viaggio senza ritorno, la quale tra l'altro leggerà anche una poesia che è il nucleo portante dell'intero progetto, e infine Dorotea Benfante, che è studentessa tecnico acconciatore quarto anno, rappresentante del progetto Io non abbocco, il progetto appunto congiunto di cui parlavamo poco fa. Quindi può iniziare benissimo in ordine di scaletta anche Chiara Cecere, se mi sente, e poi a seguire gli altri. Sì, eccomi. Allora, intanto saluto tutti e mi presento. Sono Chiara Cecere, del tecnico acconciatore quarto anno. Rappresento la mia classe e quindi questo progetto, che è appunto un viaggio nell'Olocausto, perché abbiamo scelto di percorrere questo viaggio in piccoli passi, partendo da queste tappe principali che hanno visto appunto in primis gli ebrei, ma in realtà anche tutte quelle minoranze, come possono essere magari le persone di colore o etnie diverse o qualsiasi persona disabile. E quindi abbiamo cercato di far rivivere un poco quelle tappe che hanno portato a vederli magari privati dapprima dei loro diritti e dei loro averi, fino ad arrivare alla deportazione vera e propria, che appunto sappiamo come che ha portato a un genocidio di massa. Questo progetto è stato realizzato appunto grazie a tutti quelli che hanno collaborato, sia dalla scrittura dei testi, a tutta la ricerca del materiale, a tutte le riprese che sono state fatte sia dentro i locali della scuola, quindi nell'esterno della scuola, o anche nei laboratori di meccanica, di parrucchieria e un po' in tutte le classi. E anche abbiamo integrato tutti i commercianti un po' della zona, come il bar che si trova di fronte alla scuola e si è prestato carinamente. Quindi abbiamo un po' coinvolto tutti per cercare di riportare alla memoria e evitare che in futuro possa riaccadere tutto quello che è successo. E chiedo scusa, il video ha un problema, vi chiedo un attimo.
Allora, attendiamo notizie dalla professoressa Siliado, complimenti davvero per il prodotto realizzato. Stiamo attendendo appunto notizie, oppure passiamo, Eccola là. eccola qui, io la vedo in collegamento, Eccomi. proviamo La adesso. sentite? Eccomi. Professoressa, mi sente? Scusate. Sì, Mi io la sente? sento. Voi mi riuscite a vedere, o meglio, a sentire? Sì, prego. Il direttore. Allora, io probabilmente, non so se è un problema probabilmente mio legato all'audio, ma da qui non abbiamo avuto modo di sentire l'audio dei video. Mi auguro che voi invece l'avete, come dire, l'avete sentito. Mi presento, sono la professoressa Siliato Valeria, insegno cultura etica al Don Orione. Abbiamo accettato. Con entusiasmo è proprio l'idea di scommetterci in questo progetto. Il mio collega Pietro Tafuri, ampiamente, come dire, non avrei saputo dire meglio un po' come ha fatto lui proprio la presentazione, a proposito soprattutto del fatto che i nostri progetti rientrano all'interno di una didattica alternativa, fresca, dove mette al centro i ragazzi, appunto perché procediamo per compiti di realtà. Qual era il senso? Qual è un po' il leitmotiv tra i tre progetti? L'odio di ieri e l'odio di oggi. In che senso? Nel senso che volevamo chiaramente sottolineare e dare rilievo a quello che purtroppo è stata la tragedia dell'Olocausto, facendo comprendere ai ragazzi che anche oggi, nei giorni odierni, esistono gli Olocausti. Pensiamo alla Libia che ce l'abbiamo proprio qui sotto i piedi. E a proposito di odio, la nostra sensibilità con i ragazzi è stata quella proprio anche di combattere l'odio nel web, perché essendo che siamo cittadini digitali e considerando che il virtuale è reale e che le parole hanno un peso e che le parole sono un ponte, abbiamo scelto di dedicare la nostra attenzione appunto alle fake news. Intanto vi volevo ringraziare tutti per questa opportunità e darei direttamente la parola ai ragazzi perché già ci sono problemi insomma di rete, il mio collega ha detto insomma tutto quello che c'era da dire, quindi Facciamo parlare ai ragazzi adesso, sì. ecco, per la disconnessione. Buongiorno, Io come procediamo? sono Juanita Lopez, ho frequentato il terzo anno di benessere avendo fatto Don Orione, Sicilia. Il nostro libro parte, come abbiamo detto, Dove Juanita, devi avvicinare la voce al microfono. il microfono. Adesso? Un attimo, cambio. Adesso mi sentite? Adesso? No. Tieni il volume della voce molto alto. Aspetta, ok, alzo qui il volume. Tutto alzato? Ok. Va bene adesso? Sì. Ok. Allora, come ho detto, sono Juanita Lopez, ho frequentato il terzo anno di benessere al Don Orione, Sicilia. Il nostro video è stato interamente realizzato da noi e comprende anche una poesia che tocca il, la
la sensibilità. Siamo voluti, anche se usa parole forti, con questo abbiamo voluto esprimere la disumanità che c'è stata ad uccidere, che un uomo ha avuto ad uccidere un altro uomo, un suo simile. E io quando ho realizzato questa poesia mi sono un po' soffermata a pensare che siamo fortunati e non lo sappiamo. Perché magari ad oggi un bambino che magari non riceve il regalo che aveva scelto, chiesto, è triste. Mentre ritornando indietro, ad un bambino bastava soltanto magari rivedere la sua mamma o il suo papà. E il nostro video comprende anche, diciamo, quello che sta succedendo anche oggi, perché non dobbiamo dimenticare, perché cosa è successo nel passato potrebbe anche tornare nel presente. Infatti il nostro video c'è scritto una frase: non sono i 6 milioni di ebrei che mi preoccupano, è che i record sono fatti per essere battuti. Infatti noi non dobbiamo dimenticare o dire o essere indifferenti, perché è successo nel passato. E noi con questo video abbiamo cercato di sensibilizzare sensibilizzare un po' tutti e fare capire il vero significato anche della parola Shoah, perché tutti, un po' tutti diciamo la parola Shoah, ma non sappiamo realmente il significato. E adesso vi lascio alla visione del video. Grazie. Dimenticare lo sterminio fa parte dello sterminio. Dimenticare lo sterminio fa parte dello sterminio. Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Ti accorgi ad un certo punto di esserti smarrito, dolorante e spaventato cerchi riparo. Ti guardi attorno e con uno sguardo perso ti impegni a cercare le persone che ami e che ti hanno amato. Alla fine ti ritrovi impaurito, solo, senza alcun riparo. Le immagini di un dolore senza fine si alternano tra un passo e l'altro, tra una vita e un'altra. La disperazione e la speranza figli strappati dalle madri, uomini dalle proprie donne e mogli dai propri mariti. Ognuno privato e allontanato dai propri cari e dai propri beni. Lì, in quel momento, in quell'istante, non sei più una persona, ma soltanto un numero tatuato sulla tua pelle. La cattiveria e la crudeltà dell'uomo toccano le vette e le cime più alte di quelle montagne, di male e di indifferenza, dove la morte, signore e padrone dell'esistenza vitale, sembra l'unica possibilità di salvezza da quella mano nera del nemico che invade ogni istante che ci rimane. Ancora oggi ci sono decine e decine di olocausti sparsi per il mondo. Eravamo falsi ieri e siamo falsi oggi. Per questo non dobbiamo mai dimenticare. L'umanità non cambierà mai. È ingannatrice. Il mondo è ancora avvolto dalla schiavitù umana. Sono cambiati gli attori, le metodologie, gli interessi, i motivi, ma gente che soffre per mano di altri uomini c'è ancora. Chi dimentica è complice. Allora, grazie Juanita e complimenti anche a voi appunto per il video realizzato. Abbiamo finito con gli interventi, dateci, ci dovrebbe essere la presentazione del terzo video, no? Sì. Allora, se la Dorotea Benfante vuole intervenire. Vai.
Mi sentite? Salve a tutti, sono Dorota Pezza. Vengo dalla scuola Don Orione, quarto anno. Ora presenterò questo video che per me è stato veramente una svolta, perché poter collaborare con delle ragazze di primo anno, come ho già detto, è stato veramente una cosa bellissima, perché abbiamo tutti un modo di pensare diversamente. E il tema di questo video sono le fake news, che purtroppo in tutto il mondo, voi non voi, girano queste fake news. Per la fake news è una notizia falsa. Le fake news si creano specialmente anche per la cattiveria della gente. Come vedrete ora dal video, si può capire che da una chat, da una foto pubblicata di una semplice ragazza che ha messo una fotografia, in vari gruppi, tante persone giudicano quella ragazza e mettono cose che non sono vere. Quindi è brutta la fake news, perché giustamente si danno pregiudizi sbagliati sulla gente, non sapendo, come si vuol dire, si giudica il libro dalla copertina. E non è giusto, perché per dire se un libro è bello devi prima leggerlo. Quindi c'è l'idea di combattere loro. La maggior parte, diciamo, il video è centrato per evitare di fare queste cose, perché ci sono molte persone che stanno male per colpa delle fake news. Quindi lo scopo era combattere la cattiveria e l'odio della gente che hanno per altre persone. Ok. Se non si sente. Ragazze, non crederete mai a cosa ho visto adesso in questo secondo. In pratica ve la ricordate Angela, quella che faceva tutta la stalca, patapim, patapam, tutta parla. Adesso si è messa il velo e a quanto ho capito si vuole convertire. Oh raga, lo sapete a chi assomiglia? Assomiglia a Silvia. No vabbè, comunque ragazze, io lo sto mettendo su Instagram. Cioè vabbè, scioccata, cioè io ho il gruppo su Instagram con tutte le mie amiche. Ora glielo dico, lo metto subito su Instagram, raghi. Condividete pure voi. Secondo me invece lo sta facendo perché ha visto che a Silvia l'hanno pagata tutti quei bei soldi per farla ritornare in Italia. Per fake news si intendono delle informazioni in parte false. Tutti ci cascano alle fake news perché modificando il contesto, modificando le immagini e prendendo notizie da articoli reali, le persone si divertiranno tantissimo a leggere nei vari social le cosiddette fake news. In questo momento stanno girando molte fake news su Silvia Romano. Dicono che non è vero che è stata rinchiusa ma che si è andata a fare una vacanza. Oppure le fake news sul Covid-19 che viene trasmesso dai cani. Oppure sul razzismo delle religioni. Esatto ragazzi, quindi state attenti. State abbastanza attenti. L'importante ragazzi è riconoscere bene la fake news da una notizia vera. Ciao. Ok, credo che la presentazione appunto del Don Orione sia terminata e rinnovo naturalmente i complimenti agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato ai progetti e che bene hanno dato davvero testimonianza dell'estrema dimestichezza nell'utilizzo delle nuove tecnologie, ma hanno dato anche prova di avere sviluppato quelle capacità critiche appunto e creative necessarie ad un uso consapevole delle nuove tecnologie. I ragazzi hanno già ricevuto le skill card
card appunto che AICA ha voluto consegnare loro, i ragazzi naturalmente che hanno partecipato ai progetti che poi sono risultati vincitori, ed il Fondo Sociale Europeo ha voluto omaggiare gli studenti anche di targhe web. Ne stiamo vedendo appunto una, quella che è stata, che appunto che è destinata all'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Guarducci, e che verrà appunto poi consegnata virtualmente appunto alle classi. Questo è il certificato di merito assegnato all'ente Don Orione appunto di Palermo, ed i ragazzi ne avranno la loro copia digitale. Bene, si conclude così l'incontro si conclude con il direttore generale Antonio Valenti del Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio. Il Dipartimento dell'Istruzione è il dipartimento in cui si incardinano appunto la realizzazione dei percorsi formativi realizzati appunto dalla Regione Siciliana. Prego, dottore Valenti. Microfono. Se mi sentite, sì? Spero proprio di sì. Dicevo, complimenti ai ragazzi innanzitutto. È stata una bella giornata, molto intensa, si sono affrontati alcuni temi importanti sul quale poi farò qualche piccola considerazione, ma io devo iniziare intanto ringraziando, facendo una serie di ringraziamenti sentiti, chiaramente all'AICA che insieme a noi ha pensato di fare questo incontro di oggi, però i ringraziamenti vanno pure al Formez che nell'ambito dell'attività di comunicazione ha supportato l'evento odierno, e anche un ringraziamento alla moderatrice che ha saputo, pur nelle difficoltà legate all'utilizzo di questo strumento, come non manca mai, tutti gli incontri si caratterizzano sempre per delle difficoltà operative, ma ce l'abbiamo fatta. Lei, oltre a moderare, ha dato delle indicazioni importanti e la ringrazio. Diciamo, l'incontro di oggi, lo scopo iniziale era proprio quello di dare un'attenzione nell'ambito del concorso nazionale appunto dei progetti digitali di FP alle scuole che hanno vinto, però voleva anche essere da stimolo, l'ha detto l'assessore nel suo intervento iniziale, per le altre scuole che spero che hanno partecipato all'evento, che immagino poi sarà disponibile sicuramente o in sintesi o ho messo totalmente a disposizione nell'ambito poi dell'attività di comunicazione, quindi ci auguriamo che di là delle persone che hanno partecipato oggi poi possa essere diffuso, ecco, diventare appunto uno stimolo anche per gli altri istituti. Però l'incontro di oggi, che aveva questo scopo iniziale, ha fatto anche altro, come giusto che sia. Sono stati affrontati alcuni temi, in modo particolare l'intervento del professore Pila sul cyberbullismo, sulle fake news, anche se con un tempo limitato dovuto proprio all'organizzazione odierna, e anche per non impegnare troppo i ragazzi e i docenti, anche su questo mi complimento perché siamo nei tempi proprio programmati al minuto e questo è importante. Però hanno dato appunto questa relazione, ha dato degli spunti di riflessione su alcuni temi importanti, così come è stata rimarcata il significato e quanto oggi sia appunto interessante, e ormai non possiamo farne a meno, l'attenzione sul mondo del digitale, l'attenzione della scuola in questi termini, sulle nuove tecnologie. La pandemia ci ha portato ad accelerare su questi temi, e su questo secondo me non si fa mai abbastanza. Il Ministero, il dottore Moschella con USR, che ringrazio per la partecipazione, ha appunto messo in evidenza gli interventi ministeriali in questo senso, pure la Regione ci stiamo muovendo. La pandemia ci ha portato ancora di più a cercare di accelerare tutto quello che deve essere fatto per facilitare appunto anche lo strumento della didattica a distanza
che per ora ci vede tutte le scuole coinvolte. Quindi l'obiettivo, secondo me, dell'incontro di oggi è stato raggiunto. Io sono soddisfatto di come, penso tutti, diciamo, di come è andata la giornata odierna, perché appunto dando risalto in modo particolare ai ragazzi, questo era il primo obiettivo con questi video, tutti molto interessanti, molto belli, che fanno riflettere e quindi che appunto servono da stimolo, ci ha permesso pure di affrontare altre questioni connesse. Noi come regione, è inutile che ora qui mi allungo, faccio discorsi su cosa si pensa di fare. È chiaro che questo è stato un primo, per me, una prima occasione, che ne seguiranno altre non solo in termini di webinar, di approfondimenti sul tema appunto dell'IFP e sul tema della, in particolare del digitale, ma anche per avere acquisire da parte vostra, da parte degli studenti, stimoli per migliorare le nostre attività. L'assessore ha detto all'inizio, siamo fortemente impegnati, investiamo molto sul sistema degli IFP, sul sistema dell'apprendistato, su questo cercheremo di fare sempre di più, cercando anche di migliorare non solo le attività di orientamento, ecco, far conoscere il sistema, ma la vera scommessa che avremo davanti è cercare di fare dei percorsi che siano strettamente legati alle effettive esigenze del territorio. Non è semplice, che finora, voi sapete, diciamo, si va avanti senza una vera e propria programmazione con dei fabbisogni. Questa è la nuova sfida che ci vede nel prossimo futuro, e saremo impegnati, e ci fa piacere che le scuole, gli enti, gli studenti vicino a noi ci possano essere d'aiuto, non solo per individuare appunto le priorità, ma anche per stimolarci per fare meglio. Io vi ringrazio sentitamente, anche a nome dell'assessore, che chiaramente non è potuto stare qui tutta la giornata, io l'ho fatto e sono veramente contento di questo. Spero che ci siano nuove occasioni e vi saluto, diciamo, spero che questa giornata di oggi, come è stato per me pure per voi, ci ha arricchito e ci ha dato ulteriori stimoli per cercare di impegnarci ancora. Dottore Valenti, e così quindi concludiamo il seminario di oggi. Io naturalmente mi unisco ai ringraziamenti, ma anche ai saluti, sia di coloro che hanno voluto porgere, quindi dei soggetti istituzionali che hanno appunto ideato il concorso e che sono stati soggetti appunto firmatari del protocollo d'intesa, e quindi l'USR, e quindi appunto il Ministero del Lavoro, l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione. Ma ringrazio il professore Pira, ringrazio soprattutto le scuole, ringrazio i docenti per la dedizione naturalmente che hanno dedicato ai loro studenti per supportarli nella realizzazione di questi progetti digitali, e mi unisco al dottore Valenti nel ringraziare il Formez, il cui sostegno, il cui supporto è stato fondamentale nella realizzazione dell'evento. Vi saluto e vi auguro insomma una buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.